In casa Renault la Clio di quarta generazione sfodera la sua carrozzeria familiare. La Clio Sporter sembra essere un'auto tecnologica dal design incisivo e sportiveggiante, che strizza l'occhio ad un pubblico in cerca di comodità e al piacere di guida. È caratterizzata da un lungo cofano motore e da spalle marcate. Un profilo lineare si sfila verso il posteriore, dove il lunotto valorizza il volume del vano bagagli, 443 litri che grazie ad una buona flessibilità è in grado di far caricare anche oggetti di una certa lunghezza. Negli interni, come per la berlina, medesima è la cura per i dettagli, la console centrale imponente e l'abitacolo ultra personalizzabile, con colori, tessuti e materiali diversi. Effettivamente noi presentiamo la Clio Sporter, che è la nostra station wagon Clio, un mese dopo il lancio della berlina, che ci sta dando tantissimi risultati. Su questo motore, su questa vettura, possiamo dire stesso design di marca della sua sorella berlina, però molto più spazio e stessa tecnologia, dunque praticamente lo stesso tipo di motorizzazioni, stessa offerta per un uso un po' più familiare. Tanto per rimanere in famiglia, Dacia mette sulla passerella bolognese la nuova Sandero Stepway. Pratica e versatile, robusta e compatta, di certo non passa inosservata. Si contraddistingue per un design più moderno e maggiore qualità degli interni. Il tutto con il carattere forte che contrassegna da sempre il marchio rumeno e il listino super competitivo che fa sì che la Sandero Stepway sia una tra le vetture ideali per un ottimo compromesso qualità-prezzo.